Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione di Malacoda. Quest'oggi, come nelle altre puntate, cercheremo di fare il punto su quella che è l'attualità e la cronaca della provincia di Firenze. Lo facciamo con i nostri ospiti. Allora, Alessio Mugnai, dirigente regionale del Partito Democratico, buonasera. Buonasera. E Paolo Gandola, capogruppo di Forza Italia a Campi Bisenzio, buonasera. Buonasera. Allora, partiamo intanto da una notizia che è proprio di oggi. Nell'ambito dell'inchiesta, così la diamo anche ai nostri telespettatori, nell'ambito dell'inchiesta sull'Andrangheta in Umbria, sulle infiltrazioni mafiose, ci sono arresti che riguardano anche la Toscana, sono state fermate e portate in carcere oltre 60 persone e fra le peculiarità della banda, la truffa e i danni di fornitori materiali edili che venivano rivenduti a ricettatori calabresi titolari di aziende che riciclavano nella costruzione i fabbricati sia in Toscana che in Umbria che in Calabria. Allora, questa notizia proprio di oggi diciamo, dà lo spunto per parlare delle infiltrazioni mafiose in generale. Ora, naturalmente è di questi giorni la cronaca dello scandalo a Roma che diciamo, riguarda, è stato definito una cupola mafiosa anche se di altro genere, però l'Andrangheta in questo caso si parla proprio di un'associazione che ben conosciamo, ha infiltrazione anche in Toscana. Spaventa questa cosa qui, Gandola? Spaventa molto perché da una parte ci dimostra come purtroppo anche nei nostri territori, diciamo, i nostri territori non sono assolutamente avulsi, come dire, fuori da quelli che sono i canali che purtroppo la malavita organizzata attua e cerca appunto di corrompere appunto anche nei nostri territori. E dall'altra ci preoccupa perché ci dimostra come anche le nostre zone debbano essere gestite, debbano essere organizzate in modo tale che si possano evitare questo tipo di problemi. Io penso agli appalti, io vengo da un comune abbastanza grosso della Piana Fiorentina, il terzo comune appunto della Piana, che ovviamente in passato ha avuto problemi proprio legati all'urbanistica e quindi in un certo senso ci siamo già passati da questo punto di vista. È una cosa molto molto grave che aveva riguardato il nostro territorio e che evidentemente ha dimostrato anche in quel caso quali sono le problematiche. Io credo che la politica si debba interrogare, si debba debba darsi appunto delle risposte del come mai ci sono questo tipo di problemi. Da una parte la legislazione probabilmente è anche troppo stringente sotto alcuni profili e molto lassista in altri. Cioè bisogna trovare assolutamente un compromesso da questo punto di vista e bisogna che anche nei territori, nei comuni, ci sia un maggior controllo da parte degli enti. Io per esempio, sempre tornando su quella questione Campi, veniamo spesso diventiamo oggetto anche di ricorsi, per esempio tantissimi ricorsi da parte dei cittadini. La Corte dei Conti spesso ci ha richiamato e ha richiamato l'ente al rispetto di determinati criteri nell'ambito della gestione finanziaria che più volte purtroppo è stata considerata non corretta e non sana, e quindi anche questa è la dimostrazione di come le cose devono essere gestite in maniera diversa, e noi come gruppo di Forza Italia abbiamo fatto delle battaglie molto forti per questo in questo ambito, cercando di dimostrare che la regolarità finanziaria, la regolarità anche degli atti amministrativi, non solo la forma, ma anche che diventa forma e sostanza in questo senso, debbano essere alla base di tutti gli obiettivi anche amministrativi di un comune come il nostro. Mugnai, la regolarità degli atti amministrativi, così basta scongiurare, secondo lei, lo spettro della mafia o dell'Andrangheta in questo caso, che poi comunque si vede che ha radici anche nel nostro territorio, che non è immune come magari potevamo pensare qualche anno fa? No, ovviamente non basta, però anche per dare un po' di tranquillità a quei campigiani che ci stanno assistendo, insomma, non credo che l'amministrazione comunale di Campi Bisenzio abbia problemi di infiltrazione mafiosa. No, questo non l'ho detto. A questo punto. Una cosa sono i richiami della Corte dei Conti alla regolarità degli atti amministrativi contabili e alla formalità che poi diventa sostanza finanziariamente parlando. Un'altra cosa invece, proprio venendo alla domanda specifica, è il tema etico che sottende a questo problema di malaffare, che pervade, badate bene, non solo gli atti della pubblica amministrazione, ma anche i rapporti fra i privati cittadini, i rapporti fra le imprese. Cioè è proprio un male endemico del nostro tempo, è un indice dello scarso fattore etico a cui non siamo abituati. Ecco.
Allora, volevo parlare anche di un'altra questione, lasciamo un attimo questa questione delle infiltrazioni mafiose, anche perché c'è un'inchiesta in corso, naturalmente vedremo quale sarà il processo. Volevo parlare però di un evento che è stato abbastanza eclatante per quanto riguarda la città di Firenze e non solo, è un tema che ci rimanda in modo diciamo diretto anche proprio alla questione delle periferie che sappiamo essere centrale, soprattutto in questo periodo. Sabato la manifestazione in via Pistoiese alle Piagge, un corteo organizzato da Forza Nuova, ci sono anche però rappresentanti del Movimento Lotta della Casa e non solo, anche diciamo di gruppi antifascisti, scoppia il putiferio soprattutto con le forze dell'ordine per quanto riguarda soprattutto il Movimento Lotta per la Casa. Allora lì però diciamo anche parlando con i cittadini e con i comitati che lavorano in quelle zone, spesso cioè, ci è stato detto che il problema non è tanto lo scontro politico che si verifica in questi casi, quanto che tutte e due poi alla fine, o tutte le persone erano a manifestare per un punto diciamo comune, cioè che era il degrado della zona delle Piagge. Ora vorrei prenderla ad esempio per poi ampliare il discorso e parlare più in generale delle periferie. Glielo chiedo a lei, Mugnai. Nardella in campagna elettorale ha detto proprio che dalle periferie si riparte, con i quartieri, con i presidenti di quartieri. Cioè la politica può aiutare in questo senso qui, e come può farlo però praticamente? Al di là degli annunci. Insomma. Sì, sì. Il tema delle Piagge è un tema simbolo di come... ai giorni nostri, qualche giorno fa è successo a Roma, ma succede nelle banlieue, nella periferia parigina, è successo ormai da tempo. Qualche settimana fa eravamo in America a Ferguson con episodi del genere. È anch'esso un segno del nostro tempo, ma per combattere questo ci vuole il buon governo e la buona politica. Perché dico questo? Perché buon governo e buona politica vuol dire buona urbanistica a servizio dell'uomo. Alle Piagge non è stata fatta una buona urbanistica a servizio dell'essere umano, e poi di conseguenza quando questo si trova a vivere nella comunità non trova quelle semplici infrastrutture che però lo aiutano a vivere meglio, a sentirsi parte di una comunità che insieme solidalmente cerca di uscire insieme dai propri problemi. Questo urbanisticamente in tante zone in cui la periferia si degrada si vede, si tocca con mano, non è stato fatto ed è stata una cattiva politica. La politica di oggi deve cercare di creare le condizioni perché nelle nuove generazioni, nelle nuove urbanizzazioni delle periferie esistenti e riqualificazione delle stesse, questi problemi nelle generazioni a venire non ci siano più. Gandolo? Ma innanzitutto voglio sfatare il fatto che non mi piace che mi vengano attribuite parole che non ho detto. Non ho parlato nella questione prima che a Campi ci sono infiltrazioni mafiose, ci mancherebbe. Ho solo svalutato e definito quali che possono essere i problemi che possono essere iniziali rispetto a quel tipo di procedimento e di processo di degenerativo e di degenerazione. La questione invece delle periferie, innanzitutto mi fa sorridere e mi fa pensare la risposta di Mugnai in questo momento, perché le Piagge mi sembra che è un comune, il comune di Firenze, sempre gestito dalla stessa amministrazione in termini di colori, e quindi sentire un esponente del Partito Democratico dice che lì c'è stato un governo, un mal governo da quel punto di vista urbanistico e della gestione sociale, mi fa pensare. È una cosa che noi abbiamo denunciato più volte. Io credo che quella non sia, come dire, il fatto che venga mostrato quello che è successo in altri paesi, a Roma o ricordava prima Mugnai nelle banlieue. La differenza sostanziale è che oggi viviamo un'emergenza sociale, un'emergenza abitativa molto forte, è un'emergenza che è stata alimentata spesso e volentieri dalla politica, dalla mala politica, intesa come per esempio accoglienza per tutti, senza un controllo, e questo ha messo nelle condizioni purtroppo tanti di pensare che la guerra oggi è una guerra tra poveri. E qui c'è la differenza tra i cittadini italiani e i cittadini stranieri, tra cittadini stranieri regolari e non regolari, e questo è un problema di non corretta gestione dei flussi e di una, come dire, di una gestione della questione abitativa molto sbagliata. Noi come gruppo Forza Italia di Campi Bisenzio, e ora sta diventando anche una battaglia regionale, abbiamo per esempio sul nostro comune cercato di introdurre e di proporre l'introduzione del criterio della residenzialità nelle case popolari. Che cosa significa? Significa dare più punteggi a coloro i quali sono residenti nel nostro comune da più tempo, quindi ovviamente avvantaggiando coloro i quali hanno contribuito, i campigiani in primis, per più tempo a quelli che sono i servizi, a quelli che sono
la gestione anche del territorio del nostro comune. Non è una cosa discriminatoria, abbiamo avuto l'ok da parte della Unione Europea proprio nell'estate scorsa. È stato uno dei precursori di questa strategia, è stato il Comune di Verona, e quindi questa secondo noi è una proposta intelligente, una proposta che deve essere attuata per evitare pro futuro quello che potrebbe accadere anche nei nostri territori. Campi Bisenzio, un ultimo dato, 61 persone che hanno la residenza nella casa comunale, a dimostrazione del fatto purtroppo che oggi coloro i quali stanno male, coloro i quali vivono un disagio economico e sociale, addirittura coloro i quali per la legge sono senza fissa dimora, perché di questo stiamo parlando, sono 61 e 56 sono italiani. Quindi questa è la dimostrazione di come spesso e volentieri una cattiva gestione, un mal governo, come si diceva prima, può portare del territorio e del sociale, può portare a una guerra, a un rischio di guerra tra poveri. E allora lì si perde tutti, si perde la politica, però qui ci sono anche delle responsabilità, e chi governa questo territorio da sempre se le deve prendere. Allora Mugnai, sintetizzando, sì. Gandola dice che nelle periferie uno dei problemi principali, ed era comunque anche il motivo della manifestazione effettivamente di sabato, è la casa, e quindi anche il discorso nelle zone più degradate di quelle sono gli alloggi popolari. Se gli alloggi popolari vanno principalmente a cittadini stranieri, si rischia di creare una guerra tra poveri, e quindi la proposta è quella del criterio di residenzialità. Sì. Suo parere? Allora, il mio parere, innanzitutto una puntualizzazione di storia contemporanea: il Comune di Firenze non è mai stato governato dallo stesso colore politico negli ultimi 70 anni, a dire il vero sia negli anni 50 che negli anni 60 sono state giunte di centro, di centro-sinistra, giunte di centro-destra come nel 92 la giunta Morales, per cui non è che c'è un monocolore che da sempre governa questo territorio. Fra l'altro sarebbe interessante andare a vedere quale maggioranza guidava le scelte urbanistiche fatte a suo tempo nelle decisioni prese sulle piagge. Comunque, venendo ai giorni nostri, è evidente che il problema va risolto, come dicevo prima, a livello urbanistico, per cui non dobbiamo creare dei ghetti, non dobbiamo creare dei quartieri in cui non vi sia una omogeneità, una disomogeneità di individui residenti, e allo stesso tempo dobbiamo creare un equilibrio all'interno di ogni sistema di insediamento. Per far questo non basta avere la carta d'identità con una residenza certificata, ma semplicemente bisogna che i cittadini stessi, quegli individui, quegli esseri umani, siano integrati nella comunità in cui risiedono, si sentano parte di un sistema più ampio, perché altrimenti sopraggiunge il fattore paura di ognuno di noi, chiuso nelle nostre case, che è costretto ad inserire l'allarme prima di andare a letto la sera, il fattore paura nei confronti del diverso, di colui che ha un colore della pelle diverso dal mio o di una lingua diversa dalla mia. Non dobbiamo porci queste paure, ma dobbiamo saperle governare e gestire, perché la globalizzazione, che ci piaccia o che non ci piaccia, è arrivata anche a Firenze, a Campi Bisenzio, a San Donnino, è arrivata già più di 20 anni fa con la comunità di immigrazione cinese, e per far questo ci dobbiamo attrezzare e prendere esempio proprio da come si sono integrati, a San Donnino in particolar modo, i cinesi con i residenti. Poi vi sono problemi di governo degli stessi, vedi a Prato, Capannoni, residenza promiscua rispetto all'attività lavorativa, ma questi sono problemi che la politica deve governare e che l'urbanistica deve risolvere. Con l'urbanistica intende anche infrastrutture, ora, nel senso di tutto. Esattamente, esatto, cioè l'urbanistica autobus, è il disegno complessivo della città, dei suoi servizi, per cui va affrontato e governato in modo globale, a livello metropolitano, perché i problemi di Campi Bisenzio sono i problemi di Prato, sono i problemi di Firenze, sono i problemi di tutta un'area metropolitana che va da Firenze a Pistoia. O li governiamo complessivamente o non li risolviamo. Non a caso la regione toscana sta attuando politiche, per esempio, di social housing, che non vuol dire case popolari, ma vuol dire soddisfare quei bisogni di quella fascia grigia della popolazione che è troppo ricca per non stare in una casa popolare e troppo povera per non potersi permettere un mutuo. Quella fascia di mezzo, quella via di mezzo, è ciò che le politiche ad oggi della regione toscana cercano di risolvere insieme ai fondi messi a disposizione dalla Cassa Depositi e Prestiti.
Allora, visto che è stato citato Prato, mi dà lo spunto per un'altra notizia proprio di oggi: un'operazione della Guardia di Finanza di Torino in un capannone abusivo. Sono stati recuperati 5 milioni di metri di filato, una ventina di macchine industriali, ebbene, erano riconducibili ad un capannone pratese, appunto, dove sono state denunciate in tutto 21 persone, elevate sanzioni per più di 100.000 euro. Allora, Gandola, il tema della contraffazione a Prato è un tema notissimo, il tema anche dei capannoni e delle persone che ci dormono abusive è spesso tornata alla ribalta della cronaca, anche con cronaca nera purtroppo. Lì l'amministrazione però, diciamo, per lunghi anni è stata anche di centrodestra e la risposta, come dire, non è arrivata in quegli anni lì. Qual è la situazione però, le chiedo, nel suo comune, in particolare a Campi, perché la situazione di Prato la conosciamo e sappiamo è critica, ma anche a Campi, insomma, soprattutto di popolazioni estere ce ne sono tante e sono ben radicate. Sì. Facciamo un po' di storia. Allora, nel 62 il sindaco a Firenze era Giorgio La Pira. Nel 62 nasce il piano urbanistico che prevedeva la costruzione delle piagge e quindi sostanzialmente quello che diceva prima il collega è assolutamente imperfetto ed impreciso. Perché se è vero che non c'è stata una gestione di uno stesso colore politico, la tendenza c'è stata, invece è nettissima. In quegli anni, se il collega vuole parlare e vuole evidenziare che lì bisognerebbe ripensare, sarebbe interessante vedere chi ha gestito, chi ha pensato urbanisticamente le piagge, Giorgio La Pira, che credo che sia un sindaco estremamente, estremamente ben voluto ed estremamente importante anche non solo per la storia fiorentina ma per la storia italiana. Quindi questo per puntualizzare. Facciamo rispondere storia, di Mugnai velocemente, sì, poi sì, se ne parte. Sì. No, ora, per non ingannare chi ci sta a casa, sfortuna vuole che io conosca molto bene l'operato di Giorgio La Pira, essendo membro dell'opera Giorgio La Pira, ma a parte questo, quindi mi conosco un po' bene la politica degli anni 50 a Firenze del sindaco La Pira. La Pira sì, negli anni 60 fa i quartieri popolari, ma fa l'isolotto. Fa l'isolotto scegliendo il modello londinese dell'economista Beveridge. Lui va a Londra, studia quei quartieri modello e all'isolotto costruisce la sua città modello. Le piagge sono un'attualizzazione successiva, tant'è vero che l'ultimo piano regolatore di Firenze è quello del 67 dell'architetto Edoardo Detti. Da allora quello prevede la deriva nord-ovest, lo spostamento degli insediamenti produttivi e quant'altro, ma da allora poi non vi sono stati nuovi piani regolatori generali, tant'è vero che si arriva all'amministrazione Domenici che va avanti a forza di varianti e poi l'ultimo, quella di Matteo Renzi, che approva il cosiddetto piano strutturale a volume zero. Ma detto questo, Firenze ha proprio sofferto della mancanza di un piano regolatore decente negli anni 70, non molto, ma 80 e 90 di sicuro, e questo è uno dei problemi che si trova oggi la stessa città di Firenze. Allora Gandola, lo so che le avevo fatto un'altra domanda che riguardava le aziende, diciamo anche la criminalità più in generale, il senso della sicurezza a Campi Bisenzio, ormai però mancano pochissimi secondi, quindi subito dopo la pubblicità e lo spazio informativo ne riparliamo con i nostri ospiti. A tra poco.